Dopo la fine dell'operazione Snake Eater, i filosofi americani, ormai in possesso di grossi fondi, svilupparono nuovi progetti bellici, come il Metal Gear Raxa, il prototipo dell'Intercontinental Ballistic Metal Gear, una piattaforma di lancio per missili nucleari, sviluppata da Sokolov, basandosi sui progetti di Granin. Il Perfect Soldier Project, un soldato senza emozioni, basato sui dati neurofisiologici ottenuti dal blocco comunista. E infine il Successor Project, un comandante dotato di grande carisma e freddezza, in grado di gestire il soldato perfetto, basato sul modello di The Boss. Big Boss ovviamente non era a conoscenza di questi progetti, anche perché si era ritirato dall'unità Fox. Unità Fox ormai cresciuta e potenziata, infatti vennero assoldati molti altri agenti, come Jean, il frutto del Successor Project, Python, un ex compagno di Big Boss, equipaggiato con una tuta in grado di abbassare la temperatura corporea per tenerlo in vita, indossata in seguito ad un imprecisato incidente subito in Vietnam, che aveva reso il suo corpo troppo caldo per sopravvivere. Cunningham, uno specialista negli interrogatori, Null, il frutto del Perfect Soldier Project, e Elisa, un medico con poteri psichici e con una seconda personalità di nome Ursula. Nel 1970 questi membri della Fox, guidati da Jean, occuparono una base missilistica sovietica sita nella penisola di San Jerónimo, in Colombia, piena zeppa di soldati dell'Armata Rossa ormai abbandonati dalla loro stessa patria. Jean aveva speso anni per mettere da parte fondi e reclutare soldati in segreto, in modo da gettare le basi di questa ribellione. Il fine di Jean era quello di creare Harmony Haven, il paradiso dei soldati, una nazione di mercenari scelti che non avrebbero più dovuto sottostare l'imposizione del loro governo, evitando di andare contro i propri ideali. Ovviamente questa è un'idea maturata proprio dal pensiero di The Boss, dal soldato The Boss. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. C'è da sottolineare il fatto che il microfilm recuperato dalla CIA durante l'operazione Snake Eater si rivelò contenere solo metà dell'intera eredità dei filosofi. Si suppose che l'altra metà era in possesso di Big Boss. Quindi Jean lo fece catturare e torturare da Cunningham, ma Big Boss non cedette. Where is the legacy? You mean the philosopher's legacy? Yes, the secret cache of funds amassed by the Big Three during the Second World War. Where is it? If you're looking for the legacy, try the CIA. They're the ones who took it after the mission 6 years ago. Nella cella vicino alla sua era imprigionato un berretto verde, mandato sull'isola per investigare, tale Roy Campbell. I due elaborarono un piano e riuscirono ad evadere dalla prigione. Someone capable of receiving an encrypted protocol that they can't listen in on. Any ideas? I don't know if I'll be able to pull it off, but there's one thing I could try. Great. I'm counting on you, Big Boss. Call me Snake. It's been an honor, Snake. The name's Campbell. Roy Campbell. Good luck. Una volta fuori, Big Boss cercò di contattare Major Zero, ma paramedic e Singit dissero che era stato arrestato a causa di un suo presunto coinvolgimento nella ribellione della Fox. L'unico modo per ripulire il nome di Major Zero e quello dei suoi vecchi compagni era scoprire chi c'era realmente dietro alla ribellione e portare delle prove al governo americano. Big Boss, con l'aiuto di Campbell, si infiltrò nella base e riuscì a scoprire che Jean era a capo della ribellione e che era intenzionato a lanciare un missile nucleare contro la Russia.
Inoltre notò che c'era del malcontento tra i soldati. Infatti, non appena ne catturò uno e lo interrogò, quest'ultimo disse che la maggior parte dei soldati si era unita a Jean perché ormai erano stati abbandonati su quell'isola dalla propria patria. E Jean sembrava l'unico in grado di fornire un motivo per continuare a combattere. Jean told us he would build us a nation. A nation not of soldiers, but for them. Big Boss rispose citando The Boss. The meaning of justice can change from one day to the next. A professional soldier never brings justice into the mission. The only ones who need a reason to fight are the ones who fight for a living. That's what my mentor told me. Politics are fickle. They change with the times. So long as we remain loyal to our countries, soldiers like us need nothing to believe in. She died out of loyalty. Not to justice. Not to her country. To herself. For the mission. Your mentor, the one who taught you the art of battle. Who was she? They called her the boss. I killed her. The boss? The legendary soldier? And Snake, you must be Big Boss. You're the hero who killed Colonel Volgin at Groznygrad. Prove your loyalty as a soldier. That's what the boss told me. I still don't know what she meant. Il soldato lo riconobbe subito. Il leggendario Big Boss era lì davanti a lui. La prospettiva di libertà offerta da Big Boss era quello che voleva. Così si unì alla sua causa e si impegnò a far spargere la voce tra le file di Jean. In poco tempo Big Boss riuscì a creare un gruppo di ribellione interna col compito di fermare Jean. A questo punto però Campbell si ammalò di malaria e Big Boss si recò al centro medico della penisola per recuperare delle medicine. Una volta dentro si scontrò con Elisa, che si rivelò essere amichevole. Consegnò a Big Boss le medicine, lo mise in guardia da sua sorella gemella Ursula, in realtà la sua seconda personalità, e gli consigliò di andare al porto, perché lì avrebbe trovato ciò che stava cercando. Big Boss seguì il consiglio e si recò al porto. Qui trovò il colonnello Skowronski, in una cella. Quest'ultimo disse che Jean era diventato molto avido e teneva in riga i soldati con la paura. Big Boss lo liberò e Skowronski promise che avrebbe eliminato Jean. Subito dopo Big Boss venne contattato via radio da un certo Ghost, che lo avvertì del fatto che il lancio del missile era in fase preparativa e che sarebbe stato effettuato usando un Metal Gear, e lo supplicò di fermarlo. Big Boss mise in moto la sua squadra di spie e riuscì a scoprire la locazione del centro di stoccaggio, luogo in cui era possibile recuperare le testate nucleari e renderle inutilizzabili. Il piano di Big Boss prevedeva la distruzione del montacarichi utilizzando dell'esplosivo, in modo da non permettere il recupero delle testate, ma l'esplosivo piazzato dalla squadra di Big Boss venne ghiacciato da Python, con il nitrogeno liquido emesso dalla sua speciale tuta. A questo punto Big Boss si scontrò con il suo vecchio compagno Python e riuscì ad eliminarlo. Amazing, Snake. I can see why the CIA was afraid of you. Now I'll never have to take another life. Looks like I got my salvation after all. Remember. I followed Jean because he promised redemption. But soldiers like us won't find redemption in the good of a nation or the hatred of an enemy. Soldiers need a hero. They need a man for whom they can gladly risk their lives. Can you bear the burden of knowing that you hold your men's lives in your hands, Snake? If not, you'll never beat Jean. Farewell, comrade. Python! Finita la battaglia, i missili erano già stati portati via e Big Boss si incaricò di distruggere il Metal Gear.
Una volta infiltratosi nel complesso centrale, però, venne attaccato da Null, che presto si rese conto che Big Boss era diverso dai comuni soldati. Why? Why do you still live? What the hell's he talking about? No man can meet the perfect soldier in battle and survive, but you won't die. Why? La battaglia fu interrotta dall'arrivo di Cunningham e i suoi uomini, che riuscirono a catturare Big Boss. Stay right where you are, Snake. Hey, you've been quite a handful, I'll give you that. Good work, perfect soldier. Your mission is complete. Your mission is over, Null. At ease. Shit. Only a puppet after all. Who are you loyal to? Why do you fight? What is a country? A soldier? Have you lost sight of these things?